Il tour è partito da Lodi, come sapete, ha già toccato diverse sedi UNICEF, adesso siamo a Catanzaro. È nato da un'idea quasi scherzosa, da una battuta di Pedrazzini, che è il presidente dell'UNICEF di Lodi, che scherzando ci ha detto: ma perché non facciamo il giro d'Italia per l'UNICEF? E da lì è nato questo progetto, che man mano ci ha dato l'idea di che cosa veramente poteva venire fuori, e viene fuori una bella cosa. Noi abbiamo incontrato tantissimi ragazzi nelle varie sedi, nei vari eventi che abbiamo fatto, e questo ci fa piacere, perché più giovani ci sono, più vuol dire che per fortuna il tema è sentito, ecco, la voglia anche di fare qualcosa, sia per questa guerra in corso, ma sia anche proprio come messaggio di pace e di vicinanza, è sentito. Questo a noi fa piacere. Poi è anche un modo di UNICEF, che ci ha dato quest'onere di dare un abbraccio virtuale a tutte le sedi, quindi un'unità di sedi, un'unità di UNICEF, che con i 2 anni di Covid si era un po' persa. La Vespa, dove si ferma, attrae bambini che vogliono salirci, attrae, quindi a maggior ragione è veicolante. Abbiamo preso a Lodi, abbiamo ricevuto questa pigotta, la pigotta della pace, che è la bambola simbolo di UNICEF, e la porteremo in giro per l'Italia. Ad ogni delegazione consegniamo la nostra pigotta, facciamo una sorta di staffetta, consegniamo la nostra pigotta e ne riceviamo in cambio un'altra. Ogni pigotta porta un messaggio di pace, noi conserveremo solo i messaggi. Le pigotte, come dicevo, vengono scambiate finché porteremo l'ultima pigotta, che riceveremo a Trento, di nuovo a Lodi. Quindi chiuderemo il giro a Lodi e consegneremo a Lodi tutti i messaggi di pace che abbiamo raccolto durante il tour. La pigotta di Catanzaro va a Catania, va a prendere un po' di sole e di mare nell'isola. Ci siamo fatti coinvolgere immediatamente, perché laddove si parla di pace l'UNICEF non può mancare, quindi ci siamo lasciati coinvolgere, abbiamo voluto questo momento. In un certo senso dispiace che si fa d'estate e c'è poca gente, però abbiamo avuto diverse attestazioni di persone che sono fuori, ci dicono sono state pure favorevoli per questa iniziativa, ci hanno dato il loro assenso, ma noi siamo orgogliosi di ricevere questo signore e questa signora qua tra di noi come messaggeri di pace, perché sono dei messaggeri di pace, e adesso ci consegneranno la pigotta che hanno preso ieri a Napoli, noi gli consegneremo la nostra con il nostro messaggio. Speriamo che questi messaggi non rimangano sulla carta, che si traducano quanto prima possibile nella realtà, specialmente perché c'è bisogno per i minori dei quali noi ci occupiamo e per i quali ci preoccupiamo.